Bentrovati a questa edizione di Livigno Holiday News. Sono stati 645 i concorrenti che hanno preso parte alla quarta edizione della Ciaspoleda di Livigno, accompagnati da ben 47 cani. La gara competitiva, che ha visto 48 atleti ai nastri di partenza, è stata vinta dalla ex campionessa di sci di fondo Marianna Longa, atleta di casa. Alle sue spalle la maratoneta azzurra Ivana Iozia e Mirella Bergamo. In campo maschile lo skyrunner bellunese Claudio Cassi ha preceduto il meranese Gerd Frick e Alfredo Corsini. Al di là dell'aspetto agonistico, la Ciaspoleda è stata un'occasione di incontro e condivisione di sport, ambiente, territorio e amore per gli animali. E proprio questi ultimi sono stati protagonisti dello start con una slitta trainata dagli aschi, 47 in totale invece i cani iscritti ufficialmente alla Ciaspoleda. Livigno e il Mottolino, hanno ricordato Marco Simoncelli, il campione della MotoGP che amava sciare proprio qui a Livigno. La fondazione a lui dedicata, in collaborazione con Mottolino Fan Mountain e con la scuola sci centrale, ha organizzato la prima edizione di un gigante per il SICH, gara e apreschi a fine benefico a cui hanno partecipato circa 200 concorrenti. L'obiettivo era quello di raccogliere fondi per ristrutturare un ex albergo che verrà destinato a un centro di accoglienza diurno per disabili. Erano presenti sul posto la mamma di Marco Simoncelli, la figlia Martina, buona parte dei suoi tifosi, Capitan Ventosa e Marco Confortola, l'alpinista di Valfurva, che era particolarmente legato a Marco Simoncelli da un'amicizia personale, è stato il primo a scendere nel gigante sulla pista sponda. E cambiamo decisamente argomento, perché Livigno si appresta ad ospitare il trofeo delle Contrade, la spettacolare gara di sci di fondo che si svolge nelle vie centrali del paese. Si tratta di una gara in notturna riservata agli abitanti di Livigno che appartengono alle Contrade. Un appuntamento da non perdere che seguiremo insieme nel prossimo TG dall'inizio fino alla fine, ovvero da quando le vie del centro si trasformeranno in una pista per lo sci di fondo fino alla gara vera e propria. È tutto per questa edizione di Holiday News. Arrivederci alla prossima da Livigno Best European Resort.